Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo un video tutorial per vedere come vedere i telefoni Android nel sistema multimediale della nostra auto. Nel senso che vedremo come riportare completamente tutto il telefono nel sistema multimediale, non solo le applicazioni concesse da Android Auto, ma tutto il telefono verrà riportato qua nel sistema multimediale della nostra auto. Oggi lo vediamo sulla mia Peugeot, ma poi è uguale per tutte le auto, il sistema non cambia ovviamente. La cosa figa è che tutte le applicazioni che abbiamo disponibili nel nostro telefono saranno utilizzabili anche all'interno del sistema multimediale, quindi nello schermo della nostra auto. La cosa ovviamente che bisogna stare attenti è che tante applicazioni diventano pericolose se fatte alla guida, quindi mi raccomando ragazzi, usate il cervello, nel senso che non è che potete far partire un film e guardarlo mentre guidate, però se siete in coda fermi, dove le code durano un'ora e siete lì fermi, potete mettervi su un film e guardarvelo, o siete fermi in un parcheggio che dovete aspettare qualcuno che arriva, potete guardarvi YouTube, potete guardarvi un film, potete fare quel cavolo che ci avete voglia, però mi raccomando sempre in sicurezza, nel senso che non mentre guidate. Ovviamente dopo ognuno fa quel cavolo che vuole, cioè le macchine vanno a 300 all'ora e non è che uno va in giro a 300 all'ora, no 300 all'ora è un po' troppo, le macchine fanno 200 all'ora, ma non è che uno va in giro tutti i giorni a 200 all'ora, quindi nel senso, mi raccomando, usate la testa. Detto questo, guardiamo come fare a riportare i nostri telefoni Android qua all'interno dei sistemi multimediali delle nostre auto. Ok, per prima cosa dobbiamo andare a scaricare due APK. Ok, poi vi lascio il link in descrizione. Le due APK sono queste, A Unlock e A Mirror. Ok, una volta che le abbiamo scaricate, andiamo a installare prima Mirror. Ok, una volta che l'abbiamo scaricato e installato, l'applicazione è questa. Cosa dobbiamo fare? Andiamo a configurarla. Quindi vedete, ragazzi, impostate tutto così come ce l'ho impostato io. Così come lo vedete è diciamo la configurazione ideale. La stessa cosa fate nel menu successivo, lo configurate così ovviamente, poi quello audio anche lo configurate così e questa applicazione è a posto, è configurata, è pronta per essere usata. Dopodiché cosa dovete fare? Andate a, una volta che l'avete scaricato, andate a far partire la pick up scaricata di Unlock. La fate partire e cliccate qua su Unlock. Adesso io non lo faccio perché l'ho già fatto ovviamente, quindi fate Unlock e vi dirà che è stato installato e di riavviare il telefono. L'unico problema qua è che dovete avere la root del telefono sbloccata, altrimenti non ve la fa installare. Questo non ve lo posso spiegare io perché ogni telefono Android ha il suo modo di sbloccare, quindi dovete per forza andare a cercare su internet il vostro modello di telefono per andare a sbloccare la root e quindi poter installare questa APK. Adesso ci basta collegare il nostro telefono alla presa USB della nostra auto. Ok, vedete che si è acceso Android Auto, come vabbè, succede normalmente. Clicchiamo su Android Auto, vedete che apre Android. A questo punto basta cliccare sul simbolino qua in basso a destra, ok, ci clicchiamo e vedete che ha riportato il telefono all'interno del nostro display della macchina. A questo punto noi possiamo tranquillamente, adesso aspetta che devo sbloccare il telefono ovviamente, ok? Ok ragazzi, vedete che il telefono è stato riprodotto pari pari nel display della nostra auto. A questo punto possiamo far partire qualsiasi cosa direttamente o dal display o dal telefono, perché diciamo diventano una cosa unica. Possiamo andare a selezionare un'applicazione, proviamo con YouTube e vediamo di far partire un mio video, tanto per capire come funziona. Vedete che il video parte, vabbè, ok, pubblicità, ok, vedete che il video parte, c'è anche l'audio, che vedete sul mio canale, ovviamente, perché sì, questo prodotto di cui vi parlerò oggi è un prodotto che fino a qualche vedete? Anno fa, quindi è veramente una figata allucinante, si vede benissimo, e la stessa cosa la potete fare con, che ne so, con Sky Go, se avete Sky Go, o con qualsiasi altra un robot
vasa erba. Con qualsiasi altra applicazione. Che negli anni si sono sviluppati sempre di più, adesso sono anche molto molto smart. Passiamo un attimo l'audio, ok? Quindi, se noi clicchiamo sui sei puntini che abbiamo qua, ovviamente è il simbolo che ci fa vedere tutte le applicazioni che abbiamo all'interno del nostro smartphone. Quindi possiamo far partire le applicazioni anche direttamente dal display del nostro smartphone. Adesso vi faccio vedere che funziona anche SkyGo, non vi posso far vedere un film o qualcosa perché sennò prendo il copyright. Però è giusto per farvi vedere che l'applicazione va, appena la trovo però. Eccola qua, ok. Vedete che l'applicazione di SkyGo parte. Ok, adesso la interrompiamo, se no prendo subito il copyright. Ok, cioè avete visto come tutto funziona benissimo. Adesso ovviamente è venuto fuori questa scritta perché la macchina è spenta, quindi è andato in pausa il sistema multimediale della macchina per risparmiare la batteria. Quindi ragazzi, secondo me questo sistema per riprodurre il nostro smartphone Android nel sistema multimediale di qualsiasi auto che sia compatibile ovviamente con Android Auto è veramente una figata, è semplice. L'unica parte complicata è sbloccare la root del telefono, perché quella potrebbe essere complicata per certi telefoni, meno complicata per altri. Dovete guardare su internet il vostro modello e come si fa a sbloccare. Per il resto vi lascio i due link delle due APK da scaricare in descrizione. Quindi ragazzi, se questo video per riprodurre il vostro telefono Android all'interno del vostro display della vostra auto vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo nei prossimi video. Ciao!